la provincia è intervenuta immediatamente, tant'è vero che l'altro giorno il direttore dei lavori, l'ingegnere D'Angelo, ha fatto un sopralluogo. Però noi dobbiamo dire le cose fino in fondo. Quella è un'area cantiere e noi sappiamo con certezza che subito dopo, immediatamente dopo che era stato fatto il mando dell'asfalto, con la gente ha spostato in urgenza, ha tagliato le catene e ci è passato immediatamente. Allora, questa è una questione pure di civiltà, ci devono dare pure il tempo necessario che si fa l'asfalto e si incomincia a passare dopo due giorni, dopo tre giorni, dopo una settimana, quando l'asfalto si è assestato. Quindi in pratica sono stati degli automobilisti incivili e con l'asfalto appena fatto hanno causato la difformità. Ha messo in urgenza, ha messo le catene, quella è area cantiere, là non ci può passare nessuno fino a che la direzione dei lavori e il collaudatore non hanno collaudato l'opera. Ci devono dare il tempo necessario per effettuare i lavori a regola d'arte. Seconda cosa, non c'è l'affollamento, c'è il piano, e questo l'ha rilevato l'ingegnere D'Angelo, c'è il piano che non è perfettamente lineare. Allora, lunedì è stata convocata l'impresa dovrà ripristinare, perché i lavori fino a quando non saranno effettuati a regola d'arte, l'ingegnere con cui ho parlato qualche minuto fa, l'ingegnere D'Angelo né il dirigente, l'ingegnere Riscuolo, collauderanno l'opera. Quindi l'impresa è stata convocata per lunedì in provincia, dovrà ripristinare, però sperando che non ci vadano a passare dopo qualche mezz'ora, dopo qualche ora o dopo qualche giorno. Cioè, su quel tratto si potrà passare quando sarà riaperto ufficialmente dall'ente, dalla provincia. Quindi l'opera sostanzialmente non è stata ancora ultimata e collaudata? L'opera non è stata collaudata ancora. L'ingegnere mi ha assicurato che fino a che l'opera non sarà, i lavori non saranno fatti a regola d'arte, lei non darà nessuna autorizzazione, e poi naturalmente successivamente il collaudatore, chi dovrà collaudare, non effettuerà il collaudo. Quindi i cittadini devono stare tranquilli, l'opera sarà fatta a regola d'arte.